Concepita senza peccato originale, assunta in cielo, incoronata regina di tutte le cose. In croato la chiamano Gospa, è la Madonna, la madre di Gesù. Ha capelli neri, lunghi. Basta vedere gli occhi della Madonna. Occhi sono azzurri. E lì è vera bellezza. È bellissima. Come ti senti protetto con la Madonna? Com'è possibile che sei così bella? Vedi quanto lei ti ama, quanto ti vuole bene. E lei ha detto... Figli miei, perché amo. È così che apparve a sei ragazzini in uno sperduto villaggio della Jugoslavia comunista quasi tre decadi fa. Tutto sparisce, c'è solo tutto azzurro come cielo e Madonna in mezzo. O l'evento più straordinario nella storia del cristianesimo, dopo ovviamente la risurrezione di Cristo. E lei non tocca mai terra, ha sempre vestito grigio con velo bianco. Oppure la truffa più colossale mai avvenuta in questi 2000 anni di storia. I veggenti sono stati studiati, esaminati, analizzati. Le estasi sviscerate con le tecnologie più sofisticate. Esiste analgesia completa nei ragazzi veggenti durante l'estasi. Specialisti credenti e atei di fede cattolica o convinzioni marxiste si sono avvicendati nello studio del mistero di Medjugorje. Il loro verdetto è unanime. Si esclude la finzione e la frode. Le estasi sono tutt'altro che terminate. 10 segreti attendono di essere svelati. Il terzo sarà un segno. Le implicazioni nell'immediato futuro si annunciano sconvolgenti su scala planetaria. Poi arriveranno invece altri 7 segreti, probabilmente saranno abbastanza terrificanti, catastrofici. Se davvero la Santa Vergine di Nazareth ci sta accompagnando così a lungo e così intensamente attraverso il passaggio tra due millenni, da cosa vuol metterci in guardia? E quali rimedi è venuta a portare? Cari figli, con la vostra preghiera e con il digiuno potete perfino fermare le belle. Gesù allora, vedendo la madre lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: Donna, ecco il tuo figlio. Cari figli, vi invito a riflettere sul vostro futuro. Poi disse al discepolo: Ecco la tua madre. Voi state creando un mondo senza Dio solamente con le vostre forze. Ed è per questo che non siete contenti e non avete la gioia nel cuore. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Questo tempo è il mio tempo, perciò figlioli vi invito di nuovo a pregare. Medjugorje, frazione del comune di Čitluk, provincia di Mostar, Jugoslavia. È il 24 giugno 1981, festa di San Giovanni Battista. Nell'aria aleggia il profumo delle piantagioni di tabacco. Gli adulti riposano, i giovani giocano a pallone, ma alle 17 circa le strade si svuotano e tutti rientrano nelle loro case. Su uno dei due canali che il regime comunista mette a disposizione sta per iniziare un atteso match di basket tra due squadre locali. Io, come tutti gli altri, guardavo una partita di pallacanestro. Nessuno vuole perdersi la partita, ma alcuni ragazzini rimangono in giro per strada. E Ivanka e io siamo uscite fuori di paese per stare un po' da sole, per parlare di cose normali da che possono parlare ragazze da 16 e 15 anni. Sono stanche. Si siedono su una roccia ai piedi del colle Podbrodo, nel soleggiato pomeriggio estivo. Ci siamo messe sotto la collina. In un momento Ivanka mi ha detto: io penso che Madonna sulla collina. I bambini non avevano praticamente conoscenza delle altre apparizioni mariane, essendo vissuti sempre in uno stato comunista che non permetteva il racconto di queste vicende del passato. Uno scherzo di cattivo gusto per Mirjana, che rifiuta di voltarsi in direzione della collina e fa per andarsene. Ma quando ero vicino a prime case, ho sentito dentro di me come una chiamata per tornare sotto la collina. Chiamata era così forte che io sono tornata e io ho visto in mezzo ai sassi una signora in un vestito lungo come tiene un bambino in braccio. Praticamente si può dire che per la Madonna è una consuetudine scegliere dei bambini come veggenti. È capitato in quasi tutte le occasioni di questi ultimi due secoli. Ricordiamo per esempio Bernadette a Lourdes, oppure i tre pastorelli a Fatima, oppure Melania e Massimino alla Salette.
Le ragazze restano sbalordite, confuse, frastornate. Nessuno sale mai su quel monte sassoso pieno di cespugli e rovi. Figurarsi una donna con una lunga veste e un bambino in braccio. Io tutte le emozioni che esistevano io li sentivo in quei momenti. Non sapevo o sono viva o morta o... non capivo cosa mi succede. Non potevo nemmeno sognare che questo potesse accadere, cioè che la Madonna può apparire. Non ho mai apprezzato le apparizioni e non sapevo neanche che Madonna poteva apparire qualcuno. I bambini sono molto più disponibili ad accogliere qualcosa di straordinario che non si aspetterebbero, senza pregiudizi. La loro testimonianza ingenua, talvolta anche fatta con difficoltà, diventa autorevole nel momento in cui ci si rende conto che non possono aver inventato qualcosa che in realtà non conoscevano. In quegli interminabili minuti sopraggiungono altri 4 ragazzi, 2 maschi e 2 femmine. Al cospetto di quella visione, colti da una fortissima emozione, uno dopo l'altro si danno alla fuga. La notte è lunga e inquieta. I loro racconti destano la preoccupazione di genitori e parenti. C'è chi gli consiglia di non scherzare con le cose sacre e di lasciare la Madonna in cielo. E chi gli suggerisce di gettare dell'acqua santa su quell'apparizione per scacciarla, se di origine diabolica. E in quel primo giorno furono in 6 i ragazzi che videro questa bella signora. Il giorno successivo altri 2 ragazzi si aggiunsero, mentre invece 2 non parteciparono più a questa apparizione. A Mirjana, Ivanka, Ivan Dragicevic e Viska si aggiungono 2 amici, Maria Pavlovic e Jakov Kolo. La visione si ripresenta alla stessa ora sul Podbrodo. Viska asperge di acqua santa il capo della Vergine che sorride, divertita, per quell'esorcismo improvvisato. Io ero più giovane di tutti gli altri 6, avevo soltanto 10 anni. Il giorno più bello della mia vita è stato il 25 di giugno, quel giorno quando ho visto per la prima volta la Madonna. Lei ha detto, figli miei, non dovete avere paura di me, io sono regina della pace. Madre, perché proprio io? E lei rispose, caro figlio, sai che io non cerco i migliori. E così il 25 giugno 1981 si costituì quello che viene comunemente considerato il Collegio dei 6 Veggenti. Hanno dai 10 ai 16 anni e non immaginano cosa li aspetti. Per loro è iniziata un'avventura che sfiderà la ragione, la scienza, il regime comunista e la stessa Chiesa Cattolica nella persona del parroco di Međugorje, il francescano Jozo Zovko, il primo a vivere con sospetto e scetticismo l'incredibile notizia che serpeggia nel paese, mobilitandone gli abitanti. Io non credo, cari miei, non andate sulla montagna, andate a casa per continuare a pregare che il Signore ci aiuta. Temette che fosse una macchinazione del regime per screditare la Chiesa Cattolica e quindi nei primi giorni non credeva a quello che stava succedendo. Il 10° giorno si trovava in chiesa e all'improvviso sentì una voce nel cuore, vai e salva i ragazzi. Si alzò, andò alla porta della chiesa, la aprì e improvvisamente entrarono tutti i 6 bambini che stavano fuggendo perché i poliziotti li inseguivano. Fu il momento fondamentale del suo cambiamento d'opinione, fu il momento in cui capì che stava avvenendo realmente qualcosa di soprannaturale, qualcosa che era legato all'apparizione di Maria. La notizia supera i confini del paese. Migliaia di persone accorrono a Međugorje. Osservano con sgomento quei 6 ragazzini che corrono come fulmini sulle rocce aguzze del Monte Podbrodo verso qualcosa che li attrae irresistibilmente. Cercano dei segni, delle prove, che non tardano ad arrivare. A questi primi giorni Madonna ha fatto vedere tanti segni che così quasi tutti di Podbrodo hanno visto qualche cosa e ci hanno creduto e ci aiutavano. Uno di questi segni visibili a tutti ha interessato il Krisevac, monte sovrastato da una massiccia croce di cemento eretta per devozione nel 1933. Montagna della croce coperta con la luce. Tutti i parrocchiani e altri inginocchiati fuori guardano sopra. Lei è uscita davanti noi, diventata visibile per tutti. Tutti. Nei primi mesi le testimonianze di eventi straordinari e inspiegabili si moltiplicano. Migliaia di persone a Međugorje e nei villaggi circostanti assistono meravigliati a fenomeni luminosi nel disco solare, in tutto simili al celebre miracolo del sole verificatosi a Fatima davanti a 70.000 testimoni oculari nel 1917. Questo sole che a un certo punto ha
aumentato di intensità il suo colore giallo, poi ha cominciato a ruotare vertiginosamente con una velocità incredibile, e poi c'erano tutti i colori, dal verde al viola al blu, tutti quanti, e poi questo sole ha smesso di girare vertiginosamente, è apparso un'ostia gigante con la scritta IHS nel sole. C'era anche mia sorella, ha visto le stesse cose. Il cristogramma IHS nel sole, visto in altre celebri apparizioni mariane. E poi ancora, in un soleggiato pomeriggio estivo di quel 1981, compare la scritta MIR, pace in croato, vergata in caratteri d'oro nel cielo sopra Međugorje. Avvengono guarigioni clamorose, come quella del contadino non vedente Jozo Vasili, finito sui giornali per l'improvviso e totale recupero della vista. Una pioggia di benedizioni e grazie si riversa sulla popolazione, che risponde entusiasticamente, anche a costo di pesanti conseguenze. Alcuni finiscono in carcere per la loro testimonianza. Il regime comunista, infatti, interviene immediatamente. Il 27 giugno del 1981, quarto giorno delle apparizioni, Međugorje viene assediata dalle forze di polizia. La collina subito era circondata da poliziotti e cani, e chi andava sulla collina andava immediatamente in prigione. Così noi abbiamo avuto sempre apparizioni ogni sera in diverso posto. Il regime vuole stroncare sul nascere quella che ritiene una truffa della Chiesa. I sei veggenti, poco più che ragazzini, vengono prelevati più volte, anche con l'inganno e con la forza, e messi sotto torchio con metodi poco ortodossi affinché dichiarino di essersi inventati tutto. Per i bambini, soprattutto nei primi tempi, avere queste visioni e testimoniare che appariva la Madonna significò subire molti soprusi, molte angherie, molte minacce. Addirittura gli si diceva: non tornerà più tuo padre dalla Germania, non ti faremo studiare più, tua mamma perderà il lavoro. Sopportare tutto questo per i bambini ovviamente fu difficile. Ricatti, minacce e visite mediche non danno i risultati sperati. I veggenti risultano completamente sani, lucidi, estranei all'uso di alcol, farmaci o droghe, disposti ad affrontare ogni conseguenza in nome dell'evento di cui sono testimoni. Dovunque si trovino, intorno alle 18, l'estasi si impone ai loro sensi, anche in presenza della Polizia di Stato. La loro testimonianza possiede una forza sconvolgente, impensabile per dei ragazzini della loro età. Dottoressa gridava contro bambini. Jacob ha detto: signora, io sono pronto a morire per la Madonna, dare il mio sangue per la Madonna. Medico che ascoltava e convertito. Era talmente forte la verità che loro avevano di fronte che riuscirono a superare qualsiasi prova. Non potendo infierire sui veggenti, tutti minorenni, il regime cambia bersaglio. Padre Jozo, principale difensore dei ragazzi, viene arrestato e incarcerato con motivazioni pretestuose. È sopravvissuto a un anno e mezzo di violenze e torture che ne hanno gravemente compromesso la salute. Rilasciato anche grazie alle pressioni della comunità internazionale, questo sant'uomo dalla fede rocciosa risiede oggi a Siroki Brijeg, terra di martiri, a qualche chilometro da Međugorje. Dedica la sua vita alla preghiera, alla testimonianza e a più di 5.000 orfani. Si deve anche oggi, con martirio, con amore, col sangue testimoniale, la fede. L'eccezionalità di questa manifestazione mariana assume da subito implicazioni più ampie. La Santa Vergine svela ai sei prescelti 10 segreti sul futuro dell'umanità. Alcuni meravigliosi, altri terribili, tanto da portare alle lacrime i veggenti che a tutt'oggi li custodiscono con il massimo riservo, in attesa del momento in cui rivelarli all'umanità. Cari figli, questa umanità, questo mondo, si trova in un grande pericolo, e c'è pericolo di autodistruzione. Non so con quali armi si combatterà la terza guerra mondiale, ma so per certo che la quarta si combatterà con pietre e bastoni. Il monito di Albert Einstein ci ricorda che l'umanità è giunta sulla soglia di un punto di non ritorno su tanti fronti. Quale enorme minaccia starebbe gravando sul nostro futuro? E soprattutto, siamo ancora in tempo per scongiurarla? Prima di tentare di dare una risposta a questi quesiti, è necessario conoscere i fatti accaduti fino ad oggi, a cominciare dai cosiddetti veggenti di Međugorje. Chi sono? Quale credibilità hanno come testimoni di queste apparizioni? È possibile che si siano inventati tutto, che abbiano frodato milioni di persone in tutto il mondo così a lungo?
Dal nulla non viene il nulla, dall'imbroglio prima o poi viene la scoperta dell'imbroglio. Fino adesso non si è visto tutto questo. Con l'inizio dell'estasi, la vita di sei ragazzini qualunque è piombata all'improvviso sotto gli occhi del mondo, suscitando meraviglia, interesse e studi prolungati. A distanza di quasi 30 anni, il loro profilo medico-psichiatrico è ormai un dato certo. Nei loro comportamenti e nelle loro parole non è mai stato registrato alcun elemento psicopatologico delirante, allucinatorio o isterico. Hanno personalità e interessi molto differenziati gli uni dagli altri. Nel corso degli anni si sono sposati, hanno dato alla luce figli, conducono vite normali, integrati nelle loro comunità e famiglie, e testimoniano con semplicità e pazienza i fatti che stanno vivendo. Non cercano di convincere né forniscono opinioni o interpretazioni personali. Danno il loro resoconto con pacatezza, gentilezza e buona volontà ogni volta che gli viene richiesto. La loro comprovata sanità e buona fede è una premessa importante, ma è dalla tecnologia che giunge un responso incontrovertibile. Le apparizioni di Medjugorje sono giunte nel secolo del primato della scienza. Questo ne fa il fenomeno mistico più studiato nella storia dell'umanità. Almeno tre commissioni mediche internazionali, tra cui una italiana, hanno esaminato a più riprese le estasi con l'ausilio di personale qualificato e apparecchiature all'avanguardia. Eravamo stati a più riprese e avevamo diversi specialisti di settore, c'era il neurologo, c'era lo psicologo, c'era il neurofisiologo, era presente il neurofarmacologo, l'anestesista, l'otorinolaringoiatra e così via. Il primo parametro osservato e misurato è la simultaneità. Fissare tutti insieme una emittente a noi ignota, però simultaneamente da loro percepita, e alla fine di questo fenomeno l'elettrooculogramma, con una discrepanza di pochi millesimi di secondo, dimostrava questa simultaneità. Quando l'estasi ha inizio, i veggenti cadono in ginocchio nello stesso istante. I movimenti dei loro globi oculari cessano, gli sguardi convergono contemporaneamente verso uno stesso punto, la chiusura delle palpebre diminuisce fin quasi a cessare del tutto. La loro voce scompare improvvisamente e simultaneamente. I veggenti continuano a pregare muovendo le labbra, ma le corde vocali non emettono alcun suono, anche se a livello fisiologico e diaframmatico non si registrano anomalie. La voce semplicemente scompare. Poi ritorna udibile, anche qui con una perfetta sincronia. I veggenti pronunciano contemporaneamente la frase «Che sei nei cieli», come se qualcuno che solo loro possono udire avesse pronunciato le parole «Padre nostro». Al termine dell'estasi, i veggenti alzano lo sguardo nello stesso istante, come se l'oggetto che stanno fissando subisse un improvviso moto ascensionale. I parametri fisiologici e gli elettroencefalogrammi dimostrano che non si tratta di sonno, sogno, epilessia o allucinazione. Gli specialisti sono concordi nell'affermare che l'insieme di queste reazioni è impossibile da spiegare senza ipotizzare la presenza di un impulso esterno. Ma cosa accade esattamente in questi ragazzi durante l'estasi? Avevamo utilizzato degli strumenti scientifici complessi che indagavano innanzitutto la capacità di questi ragazzi di sentire il dolore prima, durante e dopo l'estasi. Mentre prima di questa manifestazione, chiamiamo estatica, la sensibilità dolorifica di questi ragazzi era normale, durante l'estasi la soglia del dolore si modificava del 700%, fino a diventare sostanzialmente insensibili a ogni stimolo nocicettivo. Nel 1958 luminari e professori constatarono l'insensibilità al dolore di Bernadette Soubirous, la veggente di Lourdes, passandole una candela accesa sotto la mano. Oggi la scienza conferma con più attendibilità questo dato empirico, ma consente di andare molto oltre.
se noi stimoliamo una persona all'improvviso con un rumore forte, c'è una variazione emotiva che si riflette sullo stato neurovegetativo dell'individuo. Attraverso lo studio dell'elettrodermia, noi abbiamo potuto sostanzialmente dimostrare che nel momento dell'estasi scompare la sensibilità di questi ragazzi rispetto alla circostanza. La percezione di stimoli sonori, luminosi e termici del tutto normale prima e dopo l'estasi subisce nei veggenti una temporanea interruzione durante la visione. I flash dei fotografi lampeggiano, ma i ragazzi non ne risentono, non sbattono le palpebre, sono come rapiti in un altro luogo. Eppure, e questo è il dato sorprendente, il loro apparato neurofisiologico resta pienamente funzionante. Attraverso lo studio dei potenziali evocati del tronco e dell'encefalo abbiamo trovato che le vie nervose erano tutte aperte, ovvero sia, questi ragazzi erano perfettamente vigili, vedono, odono, percepiscono, però nello stesso tempo non reagiscono, come se la loro attenzione fosse attratta o totalmente interessata da un altro stimolo, da una emittente che noi però non abbiamo potuto valutare. Un'emittente misteriosa, la cui presenza è desumibile grazie a un altro parametro, la pupillometria. In un soggetto normale il diametro pupillare non subisce cambiamenti se non in concomitanza con variazioni della luminosità ambientale. Lo studio pupillometrico effettuato sui veggenti ha svelato un dato sconcertante. A parità di condizioni di illuminazione ambientale, la loro pupilla subisce una dilatazione significativa ed inspiegabile durante l'estasi per poi tornare a rimpicciolirsi al termine del fenomeno. Nessuno può produrre volontariamente simili modificazioni. Soltanto un evento esterno può farlo. Noi medici non siamo stati in grado di dare una spiegazione scientifica a questo fenomeno. Non c'è frode, non c'è inganno, non c'è simulazione. I ragazzi stanno vivendo effettivamente qualcosa di straordinario, qualcosa che non è voluto da loro, qualcosa che arriva dall'esterno e che si impone su di loro, sulla loro volontà, su quello che stanno facendo. Un altro dato che è a disposizione della scienza a Medjugorje è quello relativo alle cosiddette guarigioni miracolose. Anche se non è presente una vera e propria commissione permanente di studio, ad oggi ammontano a quasi 500 i casi documentati di guarigioni improvvise, totali, durature, da mali giudicati incurabili, prive di spiegazioni naturali. Le testimonianze di chi è stato liberato in maniera istantanea e completa da un male che lo affliggeva sono molto significative. Trasportato una porzione di intestino che all'esame istologico risultò essere adenocarcinoma, la forma più maligna di tumore intestinale. Con fede viva e veramente sincera che la Madonna, attraverso la mia guarigione e attraverso i messaggi che ci dà a Medjugorje, richiama tutti i suoi figli senza alcuna esclusione. Poco fa, non lo so che cosa è successo, ho sentito un gran brivido di freddo che ha percorso tutta la mia persona e poi una gran vampata di calore al viso. Il dolore è scomparso perché sentivo tanto dolore sempre, giorno e notte, ma non sento più ora dolore alla gamba, né al piede, nulla. Io cammino bene, non so che cosa sia successo. E poi non so... Un caso di guarigione inspiegabile, documentato da centinaia di certificazioni mediche, è quello di Diana Basile, affetta da sclerosi multipla, grave malattia degenerativa del sistema nervoso centrale.
avevo visto questa signora molto malata perché soffriva di una sclerosi multipla ed era sostanzialmente non vedente, ipovedente da uno dei due occhi ed era sostanzialmente paralizzata, insomma, con grossi problemi della continenza, grossi problemi anche dermatologici, eccetera. La signora Basile è giunta a Medjugorje il 23 maggio 1984. Con moltissime difficoltà viene fatta entrare nella stanza delle apparizioni. Questo è il suo racconto di ciò che accadde in quel giorno. Quando i veggenti si inginocchiano, mi sento come folgorare. Odo un gran rumore, poi più nulla. Solo una gioia indescrivibile. Ho rivisto allora, come in un film, alcuni episodi della mia vita che avevo completamente dimenticato. Alla fine dell'apparizione mi metto inspiegabilmente a camminare da sola, prima ad agio, poi sempre più agevolmente, con sicurezza, dritta come tutti gli altri. Dopo ben 10 anni sono tornata a vedere con l'occhio destro, che è ridiventato normale. Ci siamo noi medici trovati di fronte a una persona del tutto normale, con una capacità visiva normale, con una continenza normale, con una capacità di deambulare normale, un cambiamento assolutamente straordinario delle condizioni generali di questo soggetto. Sì. Chi crede ai miracoli, scrisse l'inglese Gilbert K. Chesterton, giornalista e scrittore, lo fa perché ha delle prove a loro favore, ma perché ha delle teorie contrarie ad essi. Ma il vero miracolo che questo santuario suscita in tutti coloro che vi si recano sono le guarigioni interiori. A Medjugorje milioni di persone sono guarite dalla disperazione, dall'angoscia e dall'odio, dalla tossicodipendenza e dall'alcolismo. Si sono riconciliate con Dio e con il prossimo. Hanno riabbracciato i sacramenti, hanno ritrovato un'esistenza di pace. Io penso che la Madonna mi abbia davvero presa per mano e portata dal Signore sul serio. Non so, a Medjugorje si respira un'aria diversa, si vede tutto sotto un altro aspetto. Nel 1989 una commissione scientifica e teologica internazionale ha messo a disposizione del Magistero della Chiesa una serie di conclusioni tratte dallo studio prolungato del fenomeno. Tra queste si legge che non esiste una spiegazione meramente naturale a questi fenomeni. Non si tratta di fenomeni di origine diabolica. Da queste apparizioni non è scaturito alcun insegnamento in contraddizione con la fede e la morale cristiana. Sono innegabili i frutti spirituali buoni sul popolo di Dio coinvolto in questo evento. La bontà dell'albero si riconosce dai frutti che produce. E la Chiesa come sta accogliendo il caso Medjugorje? Il primo vescovo implicato, Monsignor Zanic, della diocesi di Mostar, dopo un iniziale entusiasmo si è arroccato su una posizione duramente critica. Così come critico è il suo successore, Monsignor Peric. Hanno detto che no, che non vedono niente di soprannaturale in tutto questo, però l'hanno fatto a titolo personale, staccandosi dal parere degli altri confratelli nell'Episcopato. I motivi di questo duro giudizio hanno più che altro a che fare con i rapporti interni tra la diocesi di Mostar e i francescani, molto amati e benvoluti dalla popolazione. Si tratta tuttavia di posizioni personali non recepite dalla Chiesa. Dal punto di vista ecclesiale, l'unica dichiarazione ufficiale risale al 1991, la cosiddetta appunto dichiarazione di Zara, dove i vescovi dell'allora ex Jugoslavia hanno dichiarato che non c'erano prove né a favore né contro. Non constat de supernaturalità, che vuol dire né sì né no, vuol dire attendiamo, siamo in una prudente attesa perché il movimento è ancora in atto. Bisognerà attendere probabilmente la conclusione di queste apparizioni per poter avere una definitiva presa di posizione delle autorità ufficiali vaticane. La Congregazione per la Dottrina della Fede ha in varie occasioni
detto che non sono vietati i pellegrinaggi a Medjugorje, purché non vengano guidati da vescovi o da sacerdoti che in questa maniera implicitamente riconoscono la verità di queste apparizioni. La Chiesa ha tutto da guadagnare quando non deve rimangiarsi la parola. Inoltre sono tanti i nomi illustri che credono nella veracità e nell'importanza di quanto accade a Medjugorje. Anche molti vescovi e cardinali, in maniera privata, si sono recati alla parrocchia di San Giacomo, sono saliti sul Monte Križevac, sono saliti sulla collina delle apparizioni e certamente a livello personale ritengono vera quella vicenda. Come non citare Giovanni Paolo II, che in numerose occasioni ha testimoniato la propria adesione personale a quello che ritiene un evento cruciale per la Chiesa e l'umanità. Sono stata 10 minuti con lui. Era bellissimo, proprio è un santo padre. E lui mi ha detto in lingua italiana, se io non sono papa, io già sarebbe venuto in Medjugorje. Guardatemi bene Medjugorje, tenetelo bene, è importante. Cari figli, vi invito a pregare e a digiunare per la pace nel mondo. Voi avete dimenticato che con la preghiera e con il digiuno si possono allontanare anche le guerre e persino sospendere le leggi naturali. Il proclama della Santa Vergine è stato chiaro fin da subito ed è essenziale per comprendere l'importanza di Medjugorje nella storia contemporanea. Nell'apparizione a Maria Pavlovic del 26 giugno 1981, la Madonna invocò per 3 volte in lacrime la pace. Pace, pace. Un appello accorato, commovente quanto incomprensibile, visto che all'epoca non si intravedevano guerre all'orizzonte. Esattamente 10 anni dopo, il 26 giugno 1991, ebbe inizio il sanguinoso conflitto etnico nella ex Jugoslavia. 4 anni di guerra, oltre 200.000 morti, più di 2.700.000 profughi. Una tragedia umanitaria che la Vergine aveva anticipato con pressanti richiami alla preghiera e al digiuno e con continui appelli alla pace. Pace, una parola che compare nei messaggi della Madonna mediamente 9 volte l'anno. Nei soli 12 mesi che precedettero la guerra serbo-bosniaca, la parola pace vi comparve ben 30 volte. Una coincidenza o un appello preso troppo alla leggera? A Kibeho, in Ruanda, si è registrato un caso che presenta delle analogie. La Madonna è apparsa a 5 studentesse per 8 anni, dal 1981 al 1989, invitando alla conversione, al pentimento e alla preghiera. Il 15 agosto 1982, alle veggenti attorniate da circa 20.000 persone sconvolte, la Madonna ha mostrato le immagini terrificanti di un massacro in cui immense moltitudini di persone si uccidevano tra loro. Una montagna di cadaveri, fiumi di sangue, fuoco ovunque e un drammatico appello. Il mondo va male. Il mondo corre verso la sua rovina. Sta per cadere in un baratro. Il mondo è in ribellione contro Dio. Vi si commettono troppi peccati. Non c'è più né amore né pace. Se voi non vi pentite e non convertirete i vostri cuori, voi cadrete tutti in un baratro. Uno scenario apocalittico giudicato inverosimile dai più. Ma 12 anni dopo, nel 1994, il genocidio del Ruanda ha drammaticamente tradotto in realtà quelle immagini anticipatrici. Le apparizioni di Kibeho sono state ufficialmente riconosciute dal vescovo soltanto nel giugno 2001. Ma a Medjugorje, le ineludibili corrispondenze tra messaggi e date delineano uno scenario ben più ampio. È il 30 ottobre 1981. I veggenti riferiscono il messaggio della Vergine. In Polonia fra breve ci saranno gravi conflitti, ma alla fine i giusti prevarranno. Il 13 dicembre dello stesso anno, un mese e mezzo dopo, il generale Wojciech Jaruzelski proclama lo stato marziale, avviando una dura repressione contro il movimento operaio di Solidarność, capeggiato da Lech Walesa. E ancora, il 25 agosto 1991, la Madonna chiede ai suoi fedeli di digiunare e pregare più intensamente per il compimento di quanto iniziato a Fatima. Poco dopo accade l'insperato. La fine dell'Unione Sovietica viene dichiarata l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione. Il 25 dicembre, giorno di Natale dello stesso anno, il presidente Gorbaciov si dimette e dal Cremlino viene ammainata la bandiera sovietica. Un capitolo oscuro della storia contemporanea si chiude in maniera incruenta con la firma di Maria. Poi, il 25 febbraio 1994, la Vergine preannuncia la fine del conflitto balcanico. Vi ringrazio per le vostre preghiere.
Voi tutti mi avete aiutato a far sì che questa guerra finisca il più presto possibile. Pochi giorni dopo, le ostilità tra croati e musulmani cessano definitivamente. Ed inspiegabilmente Međugorje, obiettivo primario e a portata di mano dei serbi sia da terra che dal cielo, è rimasta un'oasi di pace in una terra martoriata. Non un ordigno è esploso sul suo suolo, come la Madonna aveva precedentemente assicurato e garantito. Cari figli, io ho scelto in modo speciale questa parrocchia ed è mio desiderio guidarla. Con amore la proteggo e desidero che tutti siano miei. Naturalmente si può pensare ad un'incredibile serie di coincidenze. Si può restare convinti che la storia sia solo quella che vediamo, in mano agli uomini e alle dinamiche politico-economiche. Ma se così non fosse, se i richiami alla penitenza e alla conversione che la Madonna manda agli uomini avessero davvero una ricaduta concreta sulla storia, se dal credere o non credere a questi drammatici appelli dipendesse effettivamente il destino dell'umanità, in quest'ottica assumono una valenza essenziale i 10 segreti di Međugorje. È il 30 novembre 1983. Dalla parrocchia di Međugorje parte una lettera indirizzata alla Santa Sede. È la Madonna stessa, attraverso Maria Pavlovic, a sollecitarne l'invio al Santo Padre. In essa si fa riferimento a 10 segreti che preannunciano fatti di importanza cruciale. L'umanità si troverebbe sull'orlo di un baratro senza precedenti nella storia, tale da giustificare un intervento così intenso e prolungato da parte della stessa Madre di Gesù e dei cristiani. I segreti di Fatima hanno toccato la storia del XX secolo, tanto che diceva Giovanni Paolo II, senza Fatima non si conosce la storia del XX secolo. Ma nei segreti di Međugorje ci sono degli elementi unici anche rispetto a Fatima. Innanzitutto il numero, non 3 ma 10. Poi la trasparenza con cui saranno svelati al mondo. Non ex post, dopo che i fatti si sono verificati. I segreti verranno rivelati 3 giorni prima del loro verificarsi. Così tutti potranno effettivamente controllare se sia vero o meno ciò che un giorno ancora per noi sconosciuto, il veggente, o meglio la veggente deputata a questo, cioè Mirjana, racconterà al mondo. La Vergine ha anche chiarito le modalità con le quali i segreti saranno resi noti. A divulgarne il contenuto non sarà Mirjana Dragicevic, bensì un francescano da lei designato, padre Petar Lubicic. La Chiesa in questo modo è direttamente coinvolta. Non è un laico qualsiasi che racconta qualcosa di soprannaturale, ma un sacerdote che quasi a nome del soprannaturale rivelerà al mondo, alla Chiesa, che cosa potrà accadere. È lecito ritenere che questi messaggi misteriosi saranno svelati durante la presente generazione. I veggenti, infatti, hanno un'età che si aggira intorno ai 40 anni. Quello che è dato sapere sul loro contenuto è che i primi 2 saranno avvertimenti, una sorta di invito alla conversione che preparerà la strada al terzo. Un segno visibile a tutti, bellissimo. Come un regalo per tutti noi, come un regalo che si vede che Madonna era presente con noi. Chiaramente fatto non da mano umana, indistruttibile e perenne. Si vedrà che non è possibile farlo con mani umane, che è una cosa che viene dal Signore. Un momento fondamentale per dare veridicità a questa vicenda. Nonostante la bellezza di questo segno permanente, chiaramente non fatto da mani umane, molti rimarranno duri di cuore e sordi d'orecchio, rifiutando la fede e la conversione. Per questo i veggenti insistono nel dire che non bisogna attendere il segno per convertirsi con tutto il cuore, perché allora potrebbe essere troppo tardi. Sempre quando tu vuoi e quando hai cuore aperto, non è tardi per andare e dire scusa, Signore. Ciò che si sa sul resto dei segreti è piuttosto lacunoso. Certamente il 7° rappresenta un fatto grave, una sciagura che in parte è stata attenuata. I ragazzi hanno pregato affinché venisse diminuita la sua intensità e la garanzia che questo è avvenuto c'è stata. Ma sulla gravità e ineluttabilità dei rimanenti segreti restano pochi dubbi. Saranno delle vicende che mostreranno quanto l'uomo può e deve credere che non soltanto esiste Dio, ma che c'è un destino soprannaturale che ci attende. Sarà probabilmente un escalation, qualcosa che non sappiamo nemmeno in quanto tempo si verificherà, ma che avrà una sequenza logica. L'intento della Madonna, i veggenti sono sempre molto chiari su questo punto, non è quello di fare catastrofismo, terrorismo psicologico. Tutt'altro.
L'unica cosa che Madonna non vuole è che noi ci spaventiamo. Lei dice che paura hanno solo quelli che non hanno ancora conosciuto l'amore di Dio. Perché vero fede non viene dalla paura, vero fede viene dall'amore. E Madonna vuole che noi abbiamo Dio in primo posto perché lo amiamo, ma non perché abbiamo paura del futuro. Ciò che realmente conta in queste lunghissime apparizioni è il contenuto dei continui appelli della Madonna e la risposta che ogni uomo e ogni donna darà ad essi. Un messaggio di conversione, di preghiera, di penitenza. Medjugorje si pone come un appello all'uomo a scegliere in favore della vita, a abbandonare il peccato, la morte, tutto quello che distrugge la vera identità dell'uomo, per scegliere di camminare e di vivere all'interno invece del progetto di Dio. Questo secolo in cui vivete è sotto il potere di Satana, ma quando saranno realizzati i segreti che vi sono stati affidati, il suo potere verrà distrutto. Già ora egli comincia a perdere il suo potere e perciò è diventato ancora più aggressivo. La Bibbia è percorsa anche dalla presenza del demonio, dal serpente della Genesi al dragone o drago dell'Apocalisse, e poi si manifesta in modo particolare nella vita di Gesù e quindi nella vita della Chiesa. Quindi ci sono le potenze del male. Non guardare a questo sarebbe certamente chiudere gli occhi di fronte alla realtà e andare avanti in un fatuo ottimismo che non corrisponde alla storia. Ai segreti è legata una promessa fatta dalla Vergine stessa. Dopo le prove che attendono il mondo, il cuore immacolato di Maria trionferà e per l'umanità si aprirà un lungo periodo di pace e prosperità. Figlioli, voi cercate i segni e i messaggi e non vedete che Dio vi invita con il sorgere del sole al mattino a convertirvi e a ritornare sul cammino della verità e della salvezza. Voi parlate troppo, figlioli, ma lavorate poco sulla vostra conversione. Perciò convertitevi e cominciate a vivere i miei messaggi non con le parole, ma con la vita. San Paolo, nelle sue lettere, ricorda che la vita del cristiano è una battaglia da combattere con le armi della luce. Messaggio dopo messaggio, con gradualità e premura, la Madonna ha condotto per mano i suoi figli alla riscoperta dei 5 strumenti essenziali per vincere questa battaglia. Cari figli, vi invito alla preghiera. Pregate ogni giorno il rosario, pregate insieme, pregate col cuore. Lei dice che non c'è niente che può unire famiglie di più come quando si prega insieme. Se riusciremo a rinnovare la preghiera nella famiglia, la famiglia sarà salvata. Perché i bambini fanno solo quello che vedono in casa. E i bambini devono vedere che per mamma e papà, Dio e Madonna sono in primo posto. Il rosario diventerà la strada sicura e giusta, la luce che illumina ogni passo. Più importante messaggio che Madonna ripete sempre è Santa Messa. La Madonna ha invitato mettere Eucaristia in primo posto la domenica, vivere Eucaristia, innamorarsi in Eucaristia. Quando noi eravamo bambini all'inizio di apparizioni, Madonna ci ha detto: se dovete scegliere tramite vedere me avere apparizione o andare a Santa Messa, dovete sempre scegliere Santa Messa. Senza Eucaristia non c'è la Chiesa. Sempre Gesù in primo posto. Terzo messaggio è Sacra Scrittura. Leggere ogni giorno. Lei vuole che la apriamo tutti i giorni, che leggiamo meno 2-3 righe, non importa quanto, ma che Bibbia è presente, a non che sta come un souvenir in un angolo e noi non la tocchiamo mai, ma diciamo che abbiamo Bibbia in casa. Dio chi parla. Spegnere, chiudere TV, giornali, libri e dire: Yahweh, Gesù, ho bisogno di ascoltare la tua parola, la tua voce. Poi fare digiuno mercoledì e venerdì. Per Madonna digiuno è pane e acqua e lei chiede mercoledì e venerdì. Con la gioia e entusiasmo rinunciare da tanto, non solo dal cibo, ma anche dalla moda, anche dalla falsa pensiero, stile della vita. Madonna vuole che si confessiamo meno una volta in mese. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, miei peccati. Lei dice che non c'è un uomo sulla terra che non ha bisogno di confessarsi ogni mese. Nel questo sacramento l'uomo di nuovo rinato, creato. Solo cuore pulito ricevere le grazie.
Milioni di persone nel mondo hanno ritrovato la serenità attraverso l'adesione sincera e piena alle richieste della Vergine, che rappresentano un ritorno ad una vita cristiana autentica. Madonna dice: aprite cuore e chiamatemi, io sarò con voi. Ognuno da voi può vedere Madonna con cuore se vuole. Allora solo aprite cuore e vedete amore di lei e sentite amore di lei. Al momento della morte si lascia la terra in piena coscienza, quella che abbiamo ora. Al momento della morte si è coscienti della esperienza che la veggente Visca racconta da anni assume una rilevanza che non è possibile trascurare. Un giorno io e Jacopo siamo stati a casa sua, è venuta la Madonna, dice: adesso andate con me. E la Madonna a quel momento presa a me destra mano e Jacopo sinistra, e la Madonna è avanti e portava. Ma il tetto si è solo aperto per passare. Da un secondo si è venuto in paradiso, è visto uno grande spazio, ma una luce che non esiste la qui sulla terra. E visto persone tutti uguali, non magri, non grassi, tre colori vestiti, grigio e giallo e rosso. Tutti girano, cantano, pregano, i piccoli angeli volano. E la Madonna dice: ma guardate quanto sono felice e contente queste persone che sono qui in paradiso. Ma una gioia che non si può descrivere, che non esiste là qui sulla terra. Purgatorio è anche uno grande spazio. Ma purgatorio non si vedono persone, solo si vede una grande nebbia, si sente dove persone soffrano. E la Madonna dice: persone che sono qui in purgatorio e aspettano nostre preghiere dopo andare al paradiso. Inferno, prima hai visto una grande fuoco e dopo persone che sono state normali, quando andare fuoco tutti trasformati, come diversi animali, si sente tantissime bestemmie. E la Madonna dice: persone che sono qui in inferno sono andate giù proprio con sua volontà. E anche queste persone che vivere qui sulla terra e fare tutto contro Dio, e anche qui c'è uno inferno, dopo solo continuano. E anche la Madonna dice: ma c'è tantissima gente che pensa quando si qui morire si finisce tutto. E la Madonna dice: ma questo è un grande sbaglio. E noi siamo qui solo passeggeri, proprio solo una passeggiata, ma vita continua. Sarebbe un grave errore ridurre Medjugorje ad un semplice luogo devozionale di preghiera popolare, così come ve ne sono già in molte parti del mondo. Gli eventi accaduti in questi quasi 30 anni si collocano in un crescendo di apparizioni ed appelli sempre più accorati da parte di Maria. C'è un'escalation di segni impressionanti, perché se a La Salette Maria si mostra piangente, e anche a Lourdes è molto seria, e ancora di più a Fatima. E poi c'è la manifestazione di Siracusa, dove la Madonna piange lacrime umane, a Civitavecchia addirittura lacrime di sangue. Che cosa può impressionare di più che non vedere una madre che piange lacrime di sangue? L'uomo deve scegliere fra la vita e la morte, fra le macerie e il giardino, come disse Giovanni Paolo II. Qui c'è un insistere attraverso dei segni sempre più, diciamo, impressionante per richiamare i fedeli a qualche cosa che, diciamo, incombe sul mondo. Che cosa incombe sul mondo? Incombe questa lotta al canico tra il bene e il male. E noi non possiamo addormentarci. Se ci addormentiamo vuol dire che ci troviamo impreparati e ci troviamo anche nella situazione di perdere la grande battaglia. Nei momenti di maggior difficoltà,
quando la storia umana si avvia inesorabilmente verso pagine buie e immani tragedie, la Santa Vergine è sempre intervenuta in soccorso dell'umanità sofferente, chiamando a raccolta i suoi figli nel tempo della prova, perché si stringano con più fervore attorno al frutto benedetto del suo seno, Gesù, il Cristo.